Questa mattina parliamo anche di solidarietà, come fare del bene e ricevere del bene. Con l'iniziativa La Spesa che Vale ne parliamo quest'oggi con Riccardo Messina, responsabile fundraising della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Buongiorno Riccardo e benvenuto. Grazie a voi per questa ospitalità e questa possibilità, insomma, di raccontare questa iniziativa a favore di chi ha più bisogno. Ecco, appunto, raccontaci che cos'è La Spesa che Vale. Allora, La Spesa che Vale è un'iniziativa che serve per finanziare, per contribuire a rendere possibile il servizio delle mense Caritas di Firenze. È un'iniziativa che nasce l'anno scorso con la prima edizione, in quanto c'era proprio la necessità di apportare un contributo per garantire il pasto a chi ha più bisogno. Quindi in tempo di Covid, dove fondamentalmente gli spostamenti, i contatti erano più difficili, abbiamo pensato di ricreare online una piattaforma che potesse dare la possibilità di capire qual è il bisogno reale, concreto, della mensa Caritas di Firenze. Quindi abbiamo rappresentato i prodotti alimentari che servono alla mensa, che servono ai nostri cuochi, alle nostre cucine per fare da mangiare, dando così la possibilità alle persone di individuare il bisogno alimentare, metterlo in questo carrello virtuale e poter fare una spesa online solidale, quindi donare poi l'importo che corrisponde per quella spesa, che a noi poi ci permetterà di comprare effettivamente quei prodotti e fare un pasto per chi ha più bisogno. Beh, l'altra possibilità, proprio per rendere ancora più immediato, è donare direttamente un menù. Cioè abbiamo rappresentato quelli che sono i menù reali, classici, che la mensa offre a tutti i nostri ospiti, e uno direttamente può mettere uno o più menù per le persone che vengono alla mensa. Quindi in qualche modo avete reso virtuale la cosiddetta colletta alimentare, quindi le persone invece di andare al supermercato e prendere un pacco di zucchero, un pacco di pasta e un pacco di pelati vanno direttamente sul vostro sito e prendono quello che in qualche modo voi avete scelto per poi, ecco, creare un menù, un pasto, immagino bilanciato, equilibrato per chi frequenta la vostra mensa. Insomma, si è fatto un passo in avanti rispetto alla classica colletta alimentare. Corretto, sì, proprio appunto si sviluppa la classica colletta alimentare che veniva fatta in presenza al supermercato, come è stato fatto anche tra l'altro questo fine settimana, anche 365 giorni l'anno online, cioè in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno dell'anno è possibile andare sul sito della Spesa che Vale e donare una spesa o direttamente un menù. Questo, come si vede, è proprio reso grazie anche appunto a tanti cittadini, ma anche a tante aziende del territorio e non. Cioè, nel senso, abbiamo che questo è stato uno strumento anche utile per coinvolgere le aziende del territorio che quotidianamente sostengono la mensa, sostengono chi ha più bisogno. E quindi abbiamo fatto presente anche allora, a chi già ci aiutava e a chi abbiamo cercato anche nuove aziende, che tramite o donazioni direttamente di prodotti alimentari o una donazione economica che ci permette di acquistare prodotti, hanno preso parte e sono diventate nostri partner dell'iniziativa e rendono possibile 365 giorni l'anno questo servizio, che vede circa 250-300 pasti serviti al giorno solo alla mensa cittadina. Poi abbiamo altre 8 mense diffuse, mense di quartiere, che sono un pochino più piccoline, creano un contesto più di comunità e di vicinanza con le persone, e anche lì vengono offerti i pasti. Quindi ogni giorno, Riccardo, come dicevi, riuscite a garantire dai 250 ai 300 pasti solo nella mensa principale a Firenze? Sì, bene. Corretto. Poi appunto ci sono queste altre 8 mense diffuse e tutte poi, l'altro servizio importante che diamo è il servizio legato all'accoglienza, cioè ci sono vari tipi di accoglienza che rispondono a bisogni differenti e diamo così accoglienza sia diurna che notturna, residenziale o diurna, a fasce di popolazione diverse che hanno bisogni diversi. Quindi ogni struttura
pensata per rispondere nello specifico a quel tipo di bisogno, quindi accoglienza uomini, accoglienza donne, mamme sole con bambini, accoglienze per i minori, accoglienze in ambito anche della giustizia per persone che sono in pena alternativa alla detenzione. Ecco, sono Certo. veramente tanti, cioè si conosce Caritas spesso come primo canale e le mense, però ecco, c'è dietro un mondo veramente strutturato e variegato per dare risposta poi all'intera persona, a quello che sono gli interi bisogni della persona. Esatto, si dà prima una risposta immediata al bisogno primario che è quello del cibo e soprattutto appunto di avere un posto dove andare a dormire, poi gli altri bisogni, quali l'ascolto e tanti altri, quelli che appunto stavi elencando. E, immagino che la fila, soprattutto in questi ultimi anni, segnati anche dalla pandemia, si sia fatta più lunga, la fila delle persone che vengono a richiedono un pasto caldo presso la mensa Caritas, Riccardo, immagino di sì. Allora, sì, sono cambiate, nel senso qui è arrivato il Covid, la pandemia, e c'è stato subito un incremento di nuove persone che si sono affacciate alle mense, ma nuove persone che si sono affacciate ai nostri servizi, in quanto è stato importante anche, come dicevo prima, andare in maniera mirata a rispondere a quel preciso bisogno. Come dicevi prima, la mensa è un po' il primo varco, no? Dove le persone si affacciano, rappresentano il proprio bisogno, poi però come anche centri di ascolto, dove però poi una volta accolto alla mensa magari capiamo se è più utile fare un pacco alimentare, quindi una spesa da portare direttamente a casa delle persone, se è più utile accoglierli presso una struttura. A volte abbiamo anche per esempio strutture che danno assistenza anche sanitaria per persone Certo. che vivono per strada e magari sono state all'ospedale, poi hanno bisogno della continuità assistenziale e quindi poi le inseriamo lì. Comunque sì, in questo periodo c'è stata una fascia anche di popolazione nuova, quella fascia che prima riusciva a stare a galla, cioè è bastato. Comunque i fatti di questo periodo sono molto impattanti, sono state molto importanti sulle famiglie e soprattutto di lunga durata, che anche se uno aveva un fondo, diciamo, per le emergenze, alla lunga poi questo fondo, se l'emergenza continua, finisce, quindi poi ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, che dia la possibilità, dia una mano, ecco, in quello che serve per andare avanti. Riccardo, prima di ringraziarti e salutarti, soprattutto ringraziarti per la tua disponibilità quest'oggi, un accenno lo dobbiamo fare ai volontari che in qualche modo sono l'anima della Caritas. Sì, è vero, hai pienamente ragione, nel senso quotidianamente questi volontari permettono e rendono possibile tutti questi servizi. Oltre ai donatori, c'è cioè anche ai donatori di prodotti e di anche denaro, sono anche appunto volontari che donano le proprie competenze, il proprio tempo e sono lì in questi centri, nel magazzino, nelle cucine, che affiancano magari lo staff e permettano il servizio. Sono anche quelli che spesso passano di più il calore e la vicinanza agli ospiti, cioè che grazie a loro arriva oltre a un pasto, arriva anche un sorriso e una parola di conforto che è fondamentale come un pasto caldo. Esatto, le due cose vanno di pari passo. Grazie, intanto ricordo il sito laspesachevale.it, semplicissimo da ricordare, laspesachevale.it. Ringrazio davvero di cuore per la disponibilità Riccardo Messina, responsabile fundraising della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Grazie ancora, buon lavoro Riccardo. Grazie a voi, buona giornata, un saluto a Grazie. tutti.